il Consiglio regionale ad Assisi. Rights on the Movie, i diritti al cinema. Referendum, dibattito a Palazzo Lascaris. In settimana la Commissione Bilancio si è riunita in congiunta con le Commissioni di Merito per la discussione del disegno di legge sull'assestamento di bilancio presentato dalla Giunta regionale. La Commissione Ambiente, riunita in legislativa, ha esaminato due proposte di legge. La prima, che semplifica le procedure di valutazione e compatibilità ambientale e strategica, è stata rinviata per ulteriori approfondimenti da parte dell'Esecutivo. La seconda, che riguarda norme in materia di pianificazione comunale delle opere di manutenzione del territorio, è stata approvata all'unanimità e passerà ora al vaglio della Commissione Opere Pubbliche e del Consiglio delle Autonomie Locali. La Trasporti ha poi svolto un'audizione della Alstom per verificare la compatibilità dei nuovi treni regionali al trasporto delle biciclette. La Cultura, infine, ha esaminato alcune proposte di legge sulla valorizzazione delle società di mutuo soccorso e sul patrimonio linguistico e culturale piemontese. In copertina! Celebrare San Francesco è sempre un'esperienza molto alta, soprattutto nel momento storico che viviamo oggi. Lui può essere un faro, un riferimento sul vero e sano e genuino modello di vita, che deve essere quello dell'esempio, quello di donarsi agli altri, quello di essere inclusivo, quello della solidarietà. Una solidarietà e un'attenzione agli ultimi che deve diventare la vera rete infrastrutturale del nostro paese. E una rete infrastrutturale del nostro paese può nascere solo dalla parte politica, da chi rappresenta le istituzioni, che si mette al servizio della gente. È stato il Piemonte il 3 e 4 ottobre ad Assisi a donare l'olio per la lampada che arde presso la tomba di San Francesco durante le celebrazioni del Santo Patrono d'Italia. Con l'AUS, il Presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino, i consiglieri Davide Gariglio, Stefania Bazzella e Alfredo Monaco, la Sindaca di Torino, Chiara Appendino e molti primi cittadini. Le autorità piemontesi hanno partecipato il 3 ottobre al corteo verso la Basilica Papale Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, dove il Piemonte ha offerto i doni durante la commemorazione del transito di San Francesco. Il 4, dopo l'incontro nella Sala della Conciliazione del Palazzo Municipale, dove il Presidente del Consiglio Laus insieme ai sindaci del Piemonte ha firmato il libro d'onore, il corteo ha raggiunto la Basilica Superiore di San Francesco per la celebrazione solenne dell'accensione della lampada votiva. Al termine, i discorsi ufficiali sulla loggia del Sacro Convento. Si è aperta il 3 ottobre, in occasione della prima giornata nazionale in ricordo delle vittime dell'immigrazione, la rassegna cinematografica Rights on the Movie, dedicata quest'anno al tema dei migranti e della cittadinanza. L'iniziativa, promossa dal Comitato regionale per i diritti umani con Agiscuola, prevede la proiezione di 5 pellicole. Prossimi appuntamenti il 24 ottobre, il 7, il 21 e il 28 novembre. Molte le scolaresche coinvolte nel progetto. In sala tra gli studenti anche le seconde generazioni di immigrati come Alessia. I miei genitori sono partiti dall'Albania nel 1997 con una nave molto più piccola che trasportava gasolio. È stato un viaggio lungo di 2 giorni in cui non hanno mangiato niente, hanno bevuto solo acqua di mare. E sono sbarcati a Bari per poi trasferirsi in un centro di accoglienza. Poi sono andati verso Torino perché ovviamente lì non avevano parenti e li avevano solo al nord. Arrivati a Torino, un anno dopo sono nata io, mi hanno trovato casa. Io sono cresciuta e sono stata molto fortunata, perché se fossi stata in Albania molto probabilmente non avrei avuto le stesse possibilità. Un confronto aperto e pluralista fra le motivazioni del sì e del no per decidere in maniera più consapevole. Si è svolto nell'aula di Palazzo Lascaris il convegno promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione sulle ragioni dei favorevoli e dei contrari alla riforma costituzionale, sulla quale i cittadini saranno chiamati a esprimersi con il referendum confermativo del 4 dicembre. Mi sembra importante votare sì a questo referendum, perché con questa riforma il Parlamento diventa bicamerale come nella maggior parte degli altri paesi del mondo. Non c'è nessun paese del mondo in cui ci siano 2 camere che svolgono le stesse funzioni, e non c'è nessun paese del mondo che abbia così tanti parlamentari. Negli Stati Uniti, per dire,
gli Stati Uniti hanno in complesso un numero di parlamentari che è la metà del nostro. Ecco, non bisogna essere dei grandi geografi per sapere che gli Stati Uniti non sono la metà dell'Italia. Ma io credo che fondamentalmente ci siano due ragioni per essere contrari a questa riforma. La prima è che, al di là di quello che si dice, non semplifica ma complica molte procedure costituzionali attualmente previste, in particolare sulla composizione del Senato, che è cosa che interessa direttamente i consigli regionali, e sul procedimento legislativo, che si moltiplica e si complica in maniera davvero incredibile. E poi perché ciò che non viene complicato effettivamente subisce invece un accentramento nelle mani dell'esecutivo, perché il governo diventa padrone dei rapporti tra lo Stato e le regioni per quanto attiene alle competenze legislative, e perché il governo diventa padrone dei rapporti con il Parlamento per quanto attiene al procedimento legislativo grazie al voto a data certa. Quindi queste sono le due questioni, i due profili principali, direi.